La pubblicazione è nata dalla conoscenza con Franco Nembrini, che ha interpretato la Divina Commedia in un modo nuovo, cercandola di calare nella realtà della vita quotidiana. Di questa conferenza che abbiamo avuto a Vasanella abbiamo avuto l'opportunità di portarlo qui, e quindi da questa conoscenza è nato l'interesse per rileggere la Divina Commedia, ma in un modo diverso, cercando di ricavare o di estrarre tutti i riferimenti che Dante fa alla scienza, perché è mia convinzione che, essendo Dante iscritto alla corporazione degli speziali, cioè dei chimici e quindi degli scienziati del periodo, lui fosse molto legato alla scienza. Tanto è vero che mentre tutti i poemi omerici cominciano, e non, anche l'Eneide cominciano con l'invocazione alla musa, alle muse, possiamo dire che anche la Divina Commedia comincia con un'invocazione, non alle muse, ma l'invocazione la ritroviamo nel Convivio, perché il Convivio è l'opera preparatoria della Divina Commedia. E in una pagina del Convivio Dante proprio cerca aiuto alla scienza, che la scienza venga in aiuto a aiutarlo a scrivere questa opera di fantasia e di poesia, non solo alla scienza ma in particolar modo alla geometria, che Dante considerava certissima e bianchissima. E vedremo poi che quale sarà diciamo l'epilogo le conclusioni del poema nei riguardi di questi riferimenti che lui fa. Dante, come lei spiega nel libro, era affascinato dalla geometria euclidea, alla quale legava alcuni principi fondamentali della dottrina cristiana. Senza entrare nei particolari, tutte le religioni danno alle figure geometriche dei significati simbolici legati al divino. Fin dai tempi più antichi e in modo trasversale rispetto alla loro ubicazione culturale. Ci spieghi per cortesia dov'è la sacralità nella geometria? Certo, possiamo già dire che la geometria è fondata su dei postulati, e possiamo anche così dire che le religioni in genere partono da dei postulati e poi su di essi poi viene costruito questo edificio, questi dogmi, queste direttive che ogni religione dà ai propri adepti. E quindi possiamo dire che l'edificio di una religione e l'edificio di una geometria sono in realtà similari, quindi la geometria euclidea parte da ben precisi postulati, sulla quale possiamo dire che la somma degli angoli interni di un triangolo ad esempio è 180 gradi, però esistono sulla Terra anche dei triangoli che non hanno 180 gradi, basta che prendiamo due meridiani che intersecano l'equatore e poi un angolo al vertice al polo nord, quello è un triangolo disposto su una superficie terrestre, ma che la cui somma degli angoli interni è più di 180 gradi. E quindi sulla geometria, sulla sfera, non vale più la geometria euclidea, ma vale un'altra geometria. Ci vogliono altri postulati per poter interpretare questo nuovo tipo di triangolo. Ma ci sono molti riferimenti di scienza nella Divina Commedia, a cominciare dalla legge della riflessione, della gravitazione universale, che Dante aveva intuito, e anche della rifrazione. Quando cerca di spiegare le macchie lunari, lui descrive un esperimento di fisica. Quando chiede ai ragazzi, ma chi è che ha fatto il primo esperimento di fisica? Tutti mi dicono immediatamente Galilei, e invece nella Divina Commedia c'è la descrizione di un esperimento di fisica. Quando lui cerca di spiegare le macchie lunari e come lo fa, dice prendere tre specchi, due davanti a te, e due più avanti ed uno più rimosso rispetto ai due, e fa che dai dietro ti stia un lume e che vada sugli specchi riflesso. Ecco, non sto a spiegare in dettaglio, però descrive il primo esperimento di fisica in termini poetici, cercando di spiegare le macchie lunari.
e quindi la sperimentazione fisica, la sottomissione della ragione all'esperienza, non solo della ragione al talento, no? Perché come fa con Ulisse, il discorso talento e ragione, qui c'è proprio la sottomissione della ragione all'esperienza. Possiamo dire che tutto comincia con Pi greco? Certo, il Pi greco è il numero che ha affascinato, che ha che nella storia della matematica ha portato molte discussioni. Il primo che ne ha dato un calcolo approssimato è stato Archimede con 22 settimi. E poi tutti i matematici che sono venuti dopo, molti matematici sono venuti dopo, hanno cercato di interpretare il numero pi greco, fin quando Lindemann, un tedesco, dimostrò che pi greco è un numero trascendente, non è un numero algebrico, è un numero particolare. Un numero trascendente significa che non sarà mai soluzione di un'equazione algebrica a coefficienti interi. Quindi è un numero particolare e il mistero sul pi greco continua, e tant'è vero la Divina Commedia termina proprio con il mistero del pi greco. Professore, mi scusi, ma parlando di misteri, anche in Leonardo da Vinci possiamo trovare similitudini? Lì però con Leonardo da Vinci siamo nella proporzione aurea, un altro numero che ha affascinato la storia della matematica e che io dico che è un mistero anche quello, che dura da 4.000 anni, perché la proporzione aurea la ritroviamo nella piramide di Cheope, 2.500 anni prima di Cristo, e poi la ritroviamo nel premio Nobel per la chimica del 1996, nella molecola di fullurene. Quindi è un numero che ancora è misterioso anch'esso, ma ancora di più lo è il pi greco come mistero. Tant'è vero che la Divina Commedia, quando Dante arriva di fronte alla Santissima Trinità, lui assimila il mistero della Santissima Trinità con il mistero del pi greco. E come noi non possiamo capire, comprendere il mistero della Santissima Trinità, perché, come Dante diceva, è al di sopra delle nostre penne, è come fai la similitudine con il geometra, che per quanto si affanna non riesce mai a quadrare il cerchio, a misurare il cerchio, e quindi ecco il mistero del pi greco. Dante, che era partito con un'esaltazione della scienza, con un'invocazione della scienza, termina il suo poema proprio con il fallimento della scienza. Qual è quindi il messaggio che vuole dare? Cioè che non si illuda l'uomo di scienza di poter percepire il trascendente, di percepire la Santissima Trinità. Tutti siamo pastori e re magi, cioè l'intellettuale, e il contadino, il pastore, siamo di fronte a certe verità, siamo tutti sullo stesso piano. E io invito sempre i giovani a non fermarsi al canto della Vergine nella lettura del Paradiso, ma andare anche a leggere gli ultimi 22 versi, perché negli ultimi 22 dei versi c'è veramente il dramma dello scienziato. Ho fatto delle conferenze agli studenti di italiano nella Università di Almeria, c'è una cattedra di italianistica, poi anche all'Università di Lisbona, alla Facoltà di Lingue dell'Università di Lisbona, a Tbilisi in Georgia, a Yerevan in Armenia, e quindi poi a Durazzo, Tirana, Scutari. Trovare all'estero studenti amanti della Divina Commedia, almeno desiderosi almeno di conoscere ancora più Dante, è veramente stata una esperienza che mi ha veramente gratificato, devo dire.